Parco dell'acqua, ambiente, innovazione, giovani. Questo è il mix che ha portato il fiore a questa iniziativa, che riteniamo essere un'iniziativa estremamente importante proprio perché rivolta soprattutto ai giovani e rivolta soprattutto al futuro. Quindi il fiore sta in questo luogo, pensando a prodotti e a nuove tecnologie che ci mettono in condizioni di migliorare i nostri servizi per il futuro. Ecco, noi pensiamo soprattutto ai servizi online, abbiamo fatto investimenti in nuove tecnologie lo scorso anno e questo anno, e pensiamo a un sistema, e chiediamo qui l'aiuto dei cittadini, per vedere se tutta una serie di attività, soprattutto nella gestione delle bollette, nella gestione delle autoletture, nella gestione delle segnalazioni guasti, possiamo attraverso le nuove tecnologie mandare messaggi personalizzati attraverso internet, attraverso SMS al cittadino, e quindi migliorare il rapporto con il cittadino e dare al cittadino un servizio, oltre che un'acqua buona. E il fatto che siamo qui con delle casette dell'acqua ci riporta anche a questo tipo di attività, però comunque anche un servizio di alto livello e di buon profilo. Questo è il secondo anno in questa location del Parco dell'Acqua davanti alle Terme Antica Querciolaia, che credo sia uno spazio veramente indicato. L'amministrazione comunale sta credendo tantissimo in questo progetto, ringrazia fortemente i ragazzi di TV Spenta per quello che stanno facendo, lo sforzo grande, e soprattutto la loro sensibilità a portare avanti tutta una serie di tematiche legate all'ambiente, legate alla cultura, legate alla musica, e soprattutto a questa forte sensibilizzazione che stiamo facendo nei confronti di un pubblico proprio giovane, abituarlo fin da subito a quelli che sono i problemi e le esigenze del futuro di questo territorio, perché è giusto che tutti partecipino, non solo l'amministrazione comunale ma anche i cittadini, al miglior sviluppo di quella che è l'ambiente e l'economia sostenibile nel nostro territorio.